Allora ragazzi, vediamo un po' dove possiamo andare oggi. È una splendida giornata, vediamo dove andiamo. Trovato, oggi vi porto ai Parioli, seguitemi. Ah già, scusate, ovviamente siamo a Roma, in una zona tranquilla, familiare, piena di verde e molto, molto chic. Vi porto a vedere una casa su più livelli, la cui ristrutturazione è stata curata da un architetto di fama assolutamente internazionale. Stefano Dorata. Grande spazio, opere d'arte pazzesche e moltissime sorprese da scoprire insieme a voi. Permesso? Ah, il grande ciao, Stefano Dorata, ciao! Come stai? Bene, tutto bene, benissimo. Grazie. Finalmente ci conosciamo, Complimenti. Finalmente. Hai fatto delle cose strepitose. Grazie. Questa è la casa? Sì. Perfetto. Mi fai strada tu? Sì. Mi dici un attimo. Questo, diciamo che questo punto, questo è il centro di uno degli assi visivi della casa, uno degli assi di sequenza di ambienti. Da questo punto abbiamo posto questa statua su base cubica, quindi il centro di un quadrato. Bellissimo questo botero. Questo viene enfatizzato dal soffitto, dal disegno del soffitto, dal disegno del pavimento. Che è tutto in travertino. Che è tutto in travertino romano. Abbiamo questa fascia di marmo Imperador che scandisce appunto. Imperador? Imperador. Da dove Imperador? Credo dal Sud America. Ah. Appunto è il centro di questo asse visivo che mette in comunicazione il salone, l'atrio, la sala video e la sala da pranzo. Vedo un pianoforte, scusami, no, perché io devo decidere se mettere il divano o il pianoforte a casa. Purtroppo ho scelto il divano, ma adesso due note me le fai fare. Facci sentire. No, impazzisco io. Bellissimo. Ecco, il mio sogno è questo, praticamente adesso sono contento, ciao, è stato un piacere. Senti, scusami. Peccato che hai messo il divano e non il pianoforte. Hai visto, davvero, ci voleva il piano, poi mi sdraiavo sul piano. Andiamo a fare un giro per la casa. Facci da cicerone. Volentieri. Allora Lorenzo, qui siamo nel salone della casa. Che meraviglia. L'ambiente, diciamo, principale. Una quadreria. Qui, diciamo, l'asse prospettico, sala da pranzo, sala video, atrio, salotto, gira a 90 gradi e crea un altro asse prospettico. Un meraviglioso Capograssi. Qui ci sono dei quadri incredibili. Bellissimo questo Cristo che è in perfetta nuance con col tendaggi. Afro, mitorai, fantastico. Senti, questo camino mi dicevi? Questo camino è un camino seicentesco. In marmo africano. Marmo africano, cioè, quindi un marmo capire, di scavo. È un marmo di scavo. Questo era marmi che in epoca romana sono stati portati a Roma. Poi scavi 500 e 600 sono stati, quindi con tutte le desacrazioni che hanno fatto, hanno distrutto. Ne hanno ricavato un camino con un marmo. In questo caso un camino, una cornice di camino. Quindi una cava che probabilmente in Africa non esiste più. Assolutamente. Fantastico. Anche le poltroncine déco, cos'è? Sì, queste sono francesi, anni 30. Sì. Cos'è un palissandro? Questo credo che sia mogano. Mogano? Sì, pellicciato in mogano. Mm-hmm. Ecco, come mai i divani sono, perdonami il passaggio, un po' borghesi, un po' fuori un po' dal touch, dallo stile della casa, sì. Volutamente presumo. Questi sono volutamente una concessione al classico in questo contesto dove l'involucro classico sono affiancate delle opere moderne, opere d'arte moderne, come questa poltrona scultura dell'artista Slolo Arush. Arush, sembrava quasi una cosa di Ron Arad, bellissima, bellissima. E di qua poi arriviamo alla biblioteca, che praticamente è una integrazione al salotto, qui anche questo ambiente a pianta quadrata con le pareti interamente rivestite con boiserie e librerie. I mobili? I divani sono realizzati su disegno, i due lati di cuoio e il centrale in tessuto. Il primo tappeto della casa, quindi devo dire qua, non sta male, invece le due... Due tavoli sono anche loro déco come le poltrone ai lati del camino, le lampade in resina
disegnate e quindi realizzate sul progetto. Da te? Da me. Resina? Scusa, sì, un attimo, posso? Sono pieni, quindi peseranno almeno da 20 kg l'una. Bene, non proviamo a tirare adesso. No, forse meglio. Questo è un infilade un po' che richiama un po' il gusto. Sì, c'è questa sequenza di porte a doppia anta, quindi dal pranzo, poi passano qui sala video, atrio. Senti, c'è una marea di rappresentanza. Quanti metri quadri è la casa, per curiosità? 500, almeno 500 metri. Descrivici un attimo questa stanza, così, allora, questa giusto per entrare nel mood sala, della casa. La sala cinema, quindi un po' l'ambiente per la famiglia. Giustamente dopo la sala musica, la sala cinema. Sedute molto comode, quindi divano di grandi dimensioni molto comodo, due dormeuse in cuoio, anche queste molto, molto comode, e poi un impianto tecnologico abbastanza avanzato dal punto di vista dell'audio-video. Quindi una situazione con uno schermo a plasma di grandi dimensioni per programmi, diciamo, di normale televisivi, lettura. Per eventi particolari, cinema o altro, una situazione gestita con questo touchscreen. Con una configurazione cinema, quindi basta premere cinema on e un po' la 007. Con gestione domotica si configura questo scenario cinema. Quindi, ed ecco a voi, signori e signori, scende lo schermo, il videoproiettore, si chiudono le tapparelle avvolgibili, tutto automatico. Si abbassa l'illuminazione e quindi la situazione è pronta per la visione del film. E magari ti fa pure un caffè questa macchina. Automaticamente esce una manina con il perfetto, caffè. Fantastico. Magnifico, complimenti. Ecco, da qui dalla sala video siamo in sala da pranzo. Qui siamo nella sala da pranzo, quindi alla bellissima, una piazza d'armi. In fondo a questo asse visivo. Abbiamo questa sala da pranzo a pianta quadrata, rigorosamente simmetrica, dove in ogni parete, in ogni prospetto dell'ambiente succede qualcosa. C'è posizionato finestra, parete camino e da questa parte le due porte che compongono la simmetria di questo ambiente. E poi quindi una pianta quadrata all'interno della quale c'è questo tavolo tondo. Che hai disegnato tu? Che ho disegnato io. Bellissimo, queste fasce. Linee molto pulite. Mi richiama un po'. Il legno di Wenge con un'impellicciatura a spicchi, con tipo una tecnica costruttiva anche piuttosto ricercata. Sì, delle zampe in legno massello. Lampadario fantastico, Stark. Lampadario di Stark, realizzato da Baccarat sul disegno di Stark. Fammi vedere se c'è. Perché lui ha sempre, sai, questi segni di riconoscimento. Ha messo mette sempre una pallina colorata. Fammela vedere se. Eccola qua. Eccola qua, vedi? È lei, sì. Mette sempre un richiamo, una sua griffa. Senti, alle mie spalle c'è una scultura strepitosa.